L'apertura della Porta Santa a Milano, un bel momento per la città, naturalmente anche un invito a sperare che le cose nel mondo vadano meglio. Sì, direi che è nella stessa linea, chiaramente con tutte le differenze del caso, doverose e che bisogna riconoscere, di Expo, che non è stato solo Expo sul sito, ma è stato un Expo diffuso in città, nella città metropolitana, in Italia e nel mondo. E lo stesso è l'apertura della Porta Santa, non solo a Roma, ma in tutta Italia, compresa Milano. È mettere insieme i due valori in cui io credo fermamente, in cui il milanese credo fermamente, il tema della misericordia, il tema della giustizia, il tema anche del perdono, però la capacità soprattutto di lavorare insieme per il bene della nostra comunità, dell'intera comunità, per la pace nel mondo, per un mondo migliore per tutti e per i principi di eguaglianza. In questo credo che non ci deve essere, non ci può essere differenze tra religioni diverse, tra chi crede e chi non crede, tra chi credere e di non credere. Ecco, sono tutte questioni che debbono prescindere dall'attenzione rispetto a ogni gesto, ogni mossa, ogni iniziativa, come il grande giubileo della misericordia, che può essere un momento di unità in un momento difficile per tutti, sia per contrastare il terrorismo sia per il bene comune, che è la cosa per cui mi sono impegnato in tutta la mia vita.